prenotazioni, i dati li conoscete, quindi mi pare che il risultato... È sereno Stefano Caldoro quando arriva in sala stampa per discutere dei dati definitivi che lo vedono fermo al 38,4%, una sconfitta che l'ex presidente della Regione Campania definisce maturata grazie soprattutto ai 110.000 voti che De Luca ha preso a Salerno e del trasformismo di Demite e dei cosentiniani passati con il centro-sinistra. Ma al tempo stesso Caldoro augura al neo governatore buon lavoro. Non c'è dubbio che c'è stata una vittoria di Salerno, una forma diciamo di reazione, in parte di rivalsa, che ha determinato sulla candidatura di un salernitano un risultato straordinario che dà una differenza solo sulla provincia di Salerno di 110.000 voti. Evidente che questa vittoria poi è contrassegnata da un altro elemento di dato numerico, e io aggiungo anche politico, elettorale, che riguarda le due liste che stavano con noi, che sono l'UDC, cioè Demita sostanzialmente, e quello che sono stati ricordati da voi spesso come i cosentiniani sostanzialmente. Queste due liste hanno raggiunto insieme il 3,5%. Considerate, togliere e ammettere, perché queste erano dentro la nostra coalizione, l'uscita sono praticamente 7 punti. Quindi diciamo la vittoria, oltre il dato salernitano, non c'è dubbio che è segnata dal dato dei cosentiniani e il dato di Demita. Caldoro difende comunque la sua campagna elettorale, la sua coalizione. Abbiamo scelto la strada della trasparenza e di non fare compromessi, di non vincere a tutti i costi. È un patrimonio che va difeso. Resterò in consiglio a fare opposizione. Noi abbiamo scelto una strada di non fare compromessi. Fare la scelta di tenere dentro sia Demita che i cosentiniani oppure operazioni del genere avrebbe oggettivamente creato un problema all'interno della coalizione, avrebbe creato un vulnus per il giorno dopo e non avevo una logica di coerenza, perché la discussione non era su basi politiche. E poi sul nodo della sospensione Stefano Caldoro risponde così: vediamo che cosa succederà nelle prossime ore, ci auguriamo che sia giusta l'interpretazione, o meglio le promesse che aveva fatto il presidente l'onorevole De Luca e il governo, dicendo a noi non si applica la Severino. Quindi vuol dire che non avrà problemi dopo la proclamazione a prendere subito possesso. Io purtroppo non credo che sia così, e quindi dobbiamo vivere purtroppo un elemento di incertezza che non favorisce quello che ho tentato di dire prima, cioè quello che invece noi consegniamo al futuro della gestione amministrativa di questa regione, cioè una regione con le carte in regola che però ha bisogno di un governo che sia nei pieni poteri da subito, che non si perda chiaramente ulteriore tempo sul piano generale.